Non solo spettacoli, musica e sport, l'Arena di Verona ad aprile, nel giorno della festa della liberazione, ospiterà gruppi e associazioni cittadini mobilitati per rilanciare le politiche della pace e del disarmo. L'arena della tradizione, dell'opera lirica e poi quella dei grandi concerti rock, ma anche quella natalizia dei presepi dal mondo. All'anfiteatro dai tanti volti, il prossimo 25 aprile tornerà ad aggiungersene un altro, quello della pace e del disarmo. Liberiamoci da queste spese e i soldi così liberati potranno essere utilizzati per i bisogni primari, i servizi sociali, contro la disoccupazione, per le questioni sanitarie, per i veri nemici che oggi stanno aggredendo le nostre famiglie e il nostro paese. Le gradinate dello storico monumento accoglieranno gruppi, associazioni, cittadini mobilitati per rilanciare politiche di pace. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Barbieri, presente il primo cittadino. Sono dei valori che è giusto che possano avere spazio, ospitalità, in un luogo che è un simbolo di socialità. Numerose le adesioni raccolte, a partire da Alex Zanotelli e Albino Bizzotto, che animarono le prime edizioni delle manifestazioni areniane sulla giustizia, l'obiezione di coscienza, la pace. Oggi, sostengono gli organizzatori, la resistenza si chiama non violenza, la liberazione si chiama disarmo. Moltiplicare gli sforzi perché l'Italia non sia, come altri paesi, esportatrice di strumenti di morte, di armi. La corsa agli armamenti è una contraddizione, è un andare contro una Costituzione così bella, così grande come quella che abbiamo in Italia.